Non c'è un no a prescindere sull'idea di limitare l'accesso di veicoli nel centro storico di Salerno, ma questa ipotesi non può prescindere dalla necessità di tener conto delle esigenze di residenti e commercianti. Antonio Ventre parla in doppia veste, come presidente dell'Associazione Commercianti per Salerno e come residente nel centro antico della città. È tanto tempo che discutiamo sempre dello stesso problema. Adesso c'è il sottopiazza della Libertà, eh, un po' caro come parcheggio, però almeno c'è. E il fatto di voler chiudere il centro storico totalmente alle macchine, noi nel 1992 fummo fra i primi firmatari per creare la ZTL. Però il discorso è che bisognerebbe creare delle aree di parcheggio per i residenti, eh, le aree di parcheggio limitrofe al centro storico, perché io oltre a lavorarci ci vivo nel centro storico, per cui eh, tornare a casa diventa sempre un'impresa, avere delle aree dedicate ai residenti sarebbe un buon input per chiudere poi il centro storico, poi si fanno prima le aree e poi si chiude, eh, ci sono poi altri problemi importanti nel centro storico, lo stato appunto d'abbandono delle strade che sono praticamente completamente dissestate, quindi andrebbe messo prima a posto e poi aperto. Certo, creata l'isola pedonale, forse. Altro problema è quello di Piazza Sant'Agostino. L'area alle spalle della provincia di Salerno dovrebbe essere interdetta alla sosta, ma così non è. È considerato lo stato di fatto, questo spazio potrebbe essere uno di quelli destinati al parcheggio di residenti e clienti. Sì, tutto è nato dal fatto che vietato parcheggiare eh, col grattestosta sosta, oppure non è stata affidata stare mobilità alla piazza perché doveva rimanere piazza. Però alla fine ci parcheggiano un po' tutti. A questo punto, se ci parcheggiano tutti, è meglio che ci parcheggiano i nostri clienti perché. Uh, è un parcheggio nel centro storico che è sempre esistito negli anni 70, era gestito addirittura dall'Aci. Io sono nato a Piazza Sant'Agostino, ed è sempre stato un parcheggio. Adesso è stato tolto, però alla fine è un parcheggio abusivo. A questo punto legalizziamolo e diamo, diamo la possibilità ai clienti di poter entrare a Piazza Sant'Agostino e poter parcheggiare e fare shopping.